Sono Raffaella Mangiarotti, sono designer e art director. Ringrazio Tigullio Design District per avermi invitato e saluto tutti i designer in collegamento. Ho sempre pensato che il design sia un'avventura, così come ogni nuovo progetto. Mi piace esprimere attraverso il progetto un buon rapporto con l'ambiente, una permanenza con la cultura e un'empatia con le persone. Penso che la sostenibilità sia un elemento importante nel progetto. E la sostenibilità non è soltanto utilizzare materiali ecologici, ma anche disegnare meno e disegnare meglio, fare in modo che i prodotti durino a lungo nelle nostre case e che il segno non invecchi troppo precocemente. Per riuscirci occorre dare più importanza alle innovazioni rispetto alla novità, alla consistenza rispetto alla varietà e ai valori veri rispetto alle storie. Negli anni 90 ho fondato con Matteo Bazzicaluppo Deep Design. Ci siamo occupati di innovazione di prodotto. Per tanti anni abbiamo disegnato scenari e oggetti innovativi, molti dei quali sono rimasti allo stadio proprio concettuale, e altri invece sono diventati poi dei veri prodotti. Negli ultimi 10 anni abbiamo studiato una collezione per SMEG di piccoli elettrodomestici. Le forme sono molto essenziali e delicate e sono diventate abbastanza iconiche all'interno dell'arredamento delle cucine. Nel 2010 ho creato il mio studio, Raffaella Mangiarotti, per dedicarmi all'art direction. Nella direction ho lavorato per Serralunga, per Manerba e negli ultimi anni ho lavorato per IOC. IOC è un brand del gruppo Lema che si occupa di progettare arredi per il lavoro. Insieme a loro ho sviluppato la mia idea di ufficio come un luogo confortevole, aperto e fluido, all'interno del quale le persone possono scoprire il piacere di stare insieme, oltre che quel desiderio di intimità e di raccoglimento. Mi interessa un'estetica più vicina al sentire che all'apparire. Ricerco un'eleganza sensuale, non solo attraverso la forma degli spazi e degli arredi, ma anche attraverso l'uso dei materiali, delle texture, della luce, del colore. Nel design del mobile mi piace porre l'attenzione all'uso del materiale. Mi piace scegliere legni che siano sostenibili oppure delle pelli di origine vegetale. E soprattutto utilizzare il materiale in modo parsimonioso, in modo espressivo ed elegante. Pepe è una sella che ho disegnato per Opinion Chatti e l'idea è nata dalla ricerca di una seduta che fosse informale ma comoda, con una linea essenziale ma espressiva. Il riferimento alla sella del cavallo sembrava affascinante. La seduta ha un taglio obliquo nella parte anteriore che permette di piegarsi in avanti mentre si lavora la scrivania e quindi di alleggerire anche i muscoli della schiena. È un oggetto che ha un'immediatezza simile a quella di un puff, però permette una postura più ergonomica. Quando disegno, cerco di trasmettere nel prodotto un'idea o un'emozione. Nella sua espressione formale cerco di dare una sensazione di pacatezza e di eleganza, senza cedere nei consumi e cercando di non essere troppo ridondante nella forma. Siro è una sedia disegnata per Woodnots, realizzata con materiali naturali come il legno e la paglia di Vienna. In una versione abbiamo anche l'uso di tessuti ecologici come cotone e la carta. Lo scorso anno ho disegnato per Pianca la collezione Palù, una collezione ispirata alla natura, alle sue forme morbide e avvolgenti. Vi saluto lasciandovi alla visione di quest'ultimo prodotto. Quello che sto facendo negli ultimi 10 anni nel mobile è molto legato all'accoglienza e alla cura. Forse sono i tratti più distintivi del mio lavoro. Sono Raffaella Mangiarotti, sono un architetto e per Pianco ho disegnato la collezione Palù.
Palù nasce da un'idea di leggerezza, di trasparenza, come un volume sospeso su questo canneto, che è un po' un'ispirazione estetica di questo oggetto. È un oggetto accogliente, un oggetto di servizio, perché si gira verso di te. Ha dei materiali che mi piacciono tanto, che sono il legno e il cuoio, che amo molto, soprattutto accostati. Il colore è uno strumento molto importante di progettazione, entra in profonda empatia con chi guarda, è uno strumento anche ecologico perché permette di rinnovare i prodotti e allungare la loro vita. Il colore è anche uno strumento di grande identità, dà identità al prodotto. Ho sempre cercato di mettere non potenza negli oggetti, ma cura, cioè quindi una visione anche un po' femminile, se vuoi. Quando ho pensato a Palù, ho pensato a Pianca, ovviamente. Ho visto in azienda delle caratteristiche di produzione, di qualità, di raffinatezza nell'esecuzione che mi ha suggerito di fare un oggetto che avesse una speciale cura nella struttura e anche nel dettaglio.